Quanto di ciò che ha fatto Mangiagalli nella sua vita, quanto delle sue opere è giunto fino a noi? E cosa possiamo noi oggi dire essere il lascito di questo grande della ginecologia italiana? Vi sono diversi punti che devono essere affrontati. Dal punto di vista professionale, certamente Mangiagalli, anche nella struttura stessa della clinica che fece ricostruire, apportò grandi novità. Nasce o si sviluppa la patologia della gravidanza. Ricordiamo che prima di allora sostanzialmente la specialità era fondata sulla cruda ostetrice, nel senso di evento del parto. Nasce la ginecologia, con Mangiagalli nasce la vera e propria ginecologia italiana. Nasce l'attenzione per la conservazione dell'apparato genitale. Iniziano i primi interventi di tipo conservativo, quindi volti alla riproduzione, correzione e riparazione di lesioni dell'apparato genitale, con uno sguardo quindi alla riproduzione futura, mentre fino ad allora sostanzialmente la chirurgia era di tipo demolitivo. Inizia la chirurgia per via vaginale. Vi è un'apertura mentale, che rimane nel nostro istituto, e che riguarda non soltanto le alternative terapeutiche che si possono considerare per una stessa patologia, quindi quella duttilità, quella diciamo visione critica dell'evidenza, per cui non c'è una sola soluzione, un'unica possibilità per una singola patologia, ma si prendono in considerazione diverse alternative e che possono venire da diverse scuole. Quindi una sostanziale umiltà scientifica che è un qualche cosa che io credo sia continuato nel solco appunto dell'insegnamento della Mangiagalli e che sia arrivato fino a noi. Non dobbiamo dimenticare che Mangiagalli fonda una biblioteca che fino a pochi anni fa è stata funzionante qui in Mangiagalli e che è stata luogo di studi e di aggiornamento e che era veramente fonte di grande informazione. Vi erano le migliori riviste del mondo. Questo lo dobbiamo a lui. Dobbiamo a lui anche appunto una mentalità volta alla ricerca, all'investigazione, che è rimasta nel nostro istituto e che tuttora prosegue. E poi, come dimenticare, che la sua vocazione didattica ha portato alla fondazione dell'attuale nostra università, l'Università degli Studi di Milano. L'Università degli Studi di Milano, che è una delle più importanti d'Italia, che ha una produttività scientifica elevatissima e che costituisce un punto di riferimento nella scienza europea. Questo lo dobbiamo a Mangiagalli.